1% rispetto a un mese fa, più 0,1% rispetto all'anno scorso. Il rallentamento, spiega l'Istat, riguarda soprattutto alberghi e ristoranti, ma anche gli alimentari non lavorati. Frenano, pur mantenendo il segno più, anche i prezzi della spesa di tutti i giorni, per la tavola, per la cura della casa e della persona. Più 0,3% in un mese, più 1,3% in un anno. Non è l'unico punto debole nella costruzione della ripresa, restano da fare i conti anche con le difficoltà delle cosiddette economie emergenti, che si traducono in un calo delle nostre esportazioni. E mentre il mondo del lavoro è alle prese con il dibattito su contrattazione aziendale, orari e retribuzioni, l'INAIL rileva che gli infortuni sono in calo, ma aumentano gli incidenti mortali. Nei primi 10 mesi dell'anno le morti bianche sono già 100 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Strade a rischio crollo in Sicilia e strade invase dai rifiuti al giorno. Cominciamo da qui. In campagna elettorale aveva promesso pulizia, esibendosi anche come volontario nella pulizia della Fortezza Nuova.